al termine di Taverna Scandale, finita 6-1 per il Taverna, siamo con Mister Folino, allenatore del Taverna. Mister, una gara dominata prima, ma eravate passati in svantaggio, ha avuto un po' paura all'inizio, e poi che è successo? Sì, era partita subito in salita la partita. I primi minuti lo Scandale ci ha messo in difficoltà con Palermo e l'altro ragazzo davanti, che non mi ricordo il nome. Eravamo partiti male. Lo Scandale è partito bene, ha fatto gol, però mi è piaciuta la reazione davvero da grande squadra dei miei ragazzi, perché non era facile, dopo 7 su 7 consecutivi, dopo 2 minuti, prendere gol sul rigore. I ragazzi potevano anche avere un po' di... potevano venire meno le certezze che avevamo fino a questo punto. Però grande reazione, devo dire che questi ragazzi mi stanno dando davvero soddisfazione, perché non era facile passare in svantaggio e poi fare 6 gol. Certo, è difficile. Ritornate in testa, riscavalcate il Minieri King che aveva vinto ieri, la Silana ha vinto pure, quindi di nuovo accoppiata Taverna Silana. Il Casabona ha perso, quindi rimane indietro. Dove volete arrivare? Guarda, l'obiettivo della nostra stagione era migliorare il 5° posto dello scorso anno, migliorare i 50 punti che abbiamo fatto l'anno scorso. Per adesso mi sembra che siamo in linea con i progetti, poi se a dicembre, gennaio siamo là, non ci tiriamo indietro. Però devo dire ai miei ragazzi, dobbiamo stare con i piedi per terra, perché ci sono squadre come l'Atletico Botricello, non dimentichiamolo, che ha fatto la squadra per vincere il campionato, e la Silana, non dimentichiamolo, che è una squadra che tra l'altro è prima con noi, quindi non sto a dire niente di inesatto. Secondo me dobbiamo stare con i piedi per terra, perché siamo una piazza che siamo da due, questo è il secondo anno di prima categoria. La Silana è il primo di prima, però ha fatto la Serie D, non perché era in seconda e in terza, quindi devo dire la verità, sono piazze, Botricello e Silana, che sono più attrezzate di noi, però noi non regaliamo niente a nessuno, noi giocheremo fino alla fine. Però fin dove possiamo arrivare non lo so, perché il campionato, io dico ai miei ragazzi, gli ho detto sempre, il ritorno deciderà i campionati. L'andata, anche il Minieri King c'ha 18 punti, noi ce ne abbiamo 20, può darsi che tra noi e Minieri King o il Real Cerva, al ritorno nessuna delle tre o una delle tre sarà nei primi posti, perché poi il ritorno sarà più difficile, squadre che si devono salvare. La tenuta mentale dei ragazzi, che noi siamo una squadra giovane, è da testare, perché quando vai bene perdi 1-0 con lo Scandale e poi ribalzi attenzione, perché stiamo bene mentalmente. Però se venivamo magari a 2-3 risultati negativi, perdiamo 1-0 in casa, sai benissimo che la situazione può complicarsi. Sta andando bene per adesso, ci accontentiamo, pensiamo alla prossima partita, che contro la seconda in classifica, penso Minieri King, che è una partita fuori casa da non sottovalutare. E poi il calcio è bello, perché ognuno può sognare, i nostri tifosi certo. sognano, però dobbiamo migliorare il 5° posto, l'obiettivo è questo. Se arriviamo quinti o quarti, certo. Tre nomi dei suoi giocatori che mette in risalto? Guarda, devo dire la verità, stanno giocando tutti bene. Ti potrei dire Davide Giglio, perché secondo me è uno che è di categoria superiore. Poi c'è Cosentino, c'è Cariati, guarda, Davide Correa, Colosi, Mustari, Pula, cioè, te li dico tutti, perché ogni partita magari uno gioca da 8 e l'altro da 7, hanno fatto tutti per essere primi, non giocano solo due persone, giochiamo tutti. Quindi il capitano Rizzo, che l'avete visto, tutti i miei ragazzi, non voglio fare i nomi, te l'ho fatto di 2-3, ma dello Scandale chi salva? Palermo secondo me è un giocatore bravissimo. Palermo il 10, salvo l'attaccante Rullo, l'attaccante Scalise. Non so se è Under, oppure non so se Scalise è il numero 11, il numero 9, l'attaccante. No, non è Under, quello. Il 9. Poi Scalise. Il difensore centrale, cioè non è, no, magari sono venuto a Taverna in un periodo che noi stiamo bene, avevamo fatto 5 gol con Racea, magari non è una partita, il 6-1 no, secondo me non rispecchia la partita, perché anche se noi, devo dire la verità, poi corriamo fino alla fine, quindi in casa ci abbiamo entusiasmo, abbiamo fatto 3 gol a Botricello, quindi siamo una squadra difficile in questo periodo, però sai benissimo che poi i periodi cambiano e, certo. e dobbiamo stare con i piedi per terra. Benissimo, grazie mister, in bocca al lupo. Arrivederci.